Buongiorno, grazie Stefano. Buongiorno di nuovo. Io sono Federica Gozza, Creative and Marketing Director del gruppo Cubica MF. Cubica MF è un'azienda bolognese che si occupa dello sviluppo, della produzione, della vendita, dell'installazione e dei servizi post vendita di attrezzature per centri bowling. È stata fondata nel 1993 da tre soci e oggi siamo circa 600 dipendenti nel mondo, divisi tra varie sedi produttive e uffici vendita. Le sedi produttive sono principalmente tre, una in Italia, a Bologna, due negli Stati Uniti, in Virginia e nello stato di New York. E poi abbiamo diverse sedi vendita e uffici vendita nel mondo, come in Francia, in Inghilterra, in Russia, in Ucraina, Hong Kong, Australia, Messico, in vari paesi. E la nostra base vendita è formata da circa 15.000 installazioni in centri bowling in circa 90 paesi nel mondo. Questo per darvi un'idea molto generale di chi è Cubica MF e di qual è il nostro mercato di vendita, soprattutto in relazione al nuovo progetto che vi andiamo a presentare oggi, per darvi un'idea della nostra base vendita con la quale avevamo bisogno di creare un ulteriore canale di comunicazione. L'avventura di Cubica MF Complone è iniziata nel 2015. Quando abbiamo deciso di cambiare il nostro portale sul quale era basato il nostro sito corporate e abbiamo deciso di adottare Plone e di sviluppare il nuovo portale del sito corporate con RedTurtle. Il sito corporate è un portale considerevolmente ampio ed articolato, comprende una cinquantina di pagine prodotto a loro volta estremamente articolate. E comprende soprattutto svariate sezioni di servizio tecnico, webinar, blog, sezione news, eventi. Abbiamo diversi form di contatto del servizio di supporto tecnico, del servizio di training, diverse modalità di contatto anche dei nuovi leads, di raccolta dei nuovi leads che comunicano direttamente col nostro sistema di CRM. Tra l'altro il sito internet è composto anche da una sezione sempre sviluppata con Plone da RedTurtle, che è il portale di una competizione, la Bowling World Cup, che si svolge ogni anno. E questa è una sezione che comprende sia l'evento live, per cui tutto quello che riguarda la settimana live dell'evento, ma anche che raccoglie tutto il pre e post evento con l'archivio storico delle 55 edizioni. E abbiamo un portale che noi chiamiamo il Customer Portal, sempre sviluppato in collaborazione con RedTurtle su Plone, con il quale tra l'altro abbiamo sviluppato l'integrazione del single sign-in, sign-on tra il nostro sign-in e il portale del Customer Portal, integrazione che è stata ulteriormente sviluppata durante questo progetto, quando questa integrazione si è dovuta integrare anche con il nuovo portale che noi chiamiamo QPortal, che vi faremo vedere più tardi. Il nostro mondo Plone comporta anche un sito Hyperbowling, che è un sito dedicato al business to consumer, col quale noi andiamo a parlare direttamente con i giocatori di bowling. Diversi portali in lingua degli uffici regionali e diversi portali in doppia lingua. Per cui diciamo che il nostro mondo sviluppato negli anni con Plone e con RedTurtle è stata un'avventura sempre in perenne espansione. La nuova sfida che ci è stata presentata alla fine dello scorso anno è stata quella di sviluppare un ulteriore portale. E questo portale è una libreria di supporto alla gestione dei centri bowling, per cui tutta una serie di approfondimenti che noi mettiamo a disposizione dei nostri clienti in un servizio post vendita,
che è legato ad un programma di abbonamento che noi chiamiamo il Concorrent Maximization Program. Questa libreria è la Concorrent Maximization Resource e comprende svariati elementi, tra loro anche molto diversi. Abbiamo una serie di approfondimenti tecnici o di gestione o di marketing su praticamente tutti i temi che possono comportare la gestione di un centro bowling. Abbiamo una serie di training molto specifici su prodotti specifici. Abbiamo un sistema di registrazione di corsi in live streaming. Abbiamo l'accesso a dei pacchetti di corsi preregistrati e di seminari preregistrati, l'accesso ai nostri webinars e una ulteriore sottolibreria molto molto ampia che noi chiamiamo i Marketing Kits, che sono una serie molto ampia di servizi e di elementi già fatti che noi forniamo ai nostri centri bowling per fare tutto quel pacchetto di promozione, di gestione marketing della loro attività. E la sfida è nata da la richiesta che vedete sotto. Come vedete, era una richiesta molto ampia, ma allo stesso tempo estremamente articolata, con un processo di navigazione che ci è stato richiesto già prestabilito. La nostra libreria principale contiene quattro sottocategorie: la Training Resource Library, la Live Virtual Classroom, i Marketing Kits e link a una piattaforma esterna di Litmus, nella quale negli anni avevamo già precaricato tutta una serie di elementi messi a disposizione dei nostri clienti. La Training Resource Library aveva due necessità principali, che era quella di avere e di dare ai nostri clienti la possibilità di un motore di ricerca all'interno della libreria che gli desse un facile accesso agli elementi che stavano effettivamente cercando e di mettere in evidenza quelle che erano tutte le novità, in modo da dare ai clienti un motivo di fidelizzarsi all'utilizzo della libreria. Dopodiché noi abbiamo un sistema di sottocategorie dei prodotti per cui la libreria è navigabile attraverso diverse modalità, attraverso la ricerca, attraverso le macrofamiglie di prodotti e attraverso quelle che sono le necessità del cliente. Oltre alla libreria di training, vengono messi a disposizione dei nostri clienti anche degli approfondimenti relativi all'utilizzo, alla gestione dei centri bowling relativi a determinate normative che escono nei vari paesi, per cui articoli, white papers, ci sono dei blog a disposizione, c'è tutta una libreria di seminari e di webinars preregistrati. Ogni mese organizziamo una serie di virtual classroom a cui diamo la possibilità ai nostri clienti di preregistrarsi. Queste virtual classroom sono gestite su Zoom e più avanti nella presentazione il mio collega vi spiegherà effettivamente come è stata fatta questa integrazione. Come vi ho detto prima, noi abbiamo una galleria veramente molto grande di quelli che noi chiamiamo i marketing kits. Ad oggi mettiamo a disposizione dei centri bowling più o meno 5.000 elementi di marketing che i nostri clienti possono utilizzare per tutte le loro attività promozionali. La quarta sezione della libreria era quello di riportare a Litmos o comunque a delle gallerie esterne che negli anni avevamo registrato. Questo è stato il nostro progetto iniziale. Da poi lascio al mio collega Stefano Pagani la parola che vi spiegherà più nel dettaglio e soprattutto dal punto di vista tecnico come da questa macro richiesta abbiamo poi dopo sviluppato quella che oggi potete vedere quasi ultimata, che è la libreria funzionante. Grazie Federica, grazie Stefano.
Mi presento anch'io, sono Stefano Pagani, sono un project manager nel team di ricerca e sviluppo di Cubic MF e oggi vi presenterò la parte progettuale di questo nuovo servizio. E il progetto è stato seguito da un team tecnico di Cubic MF insieme al team tecnico di RedTurtle, avendo noi un reparto di ricerca e sviluppo molto ampio, e però appoggiandoci su RedTurtle che aveva tutta l'esperienza su Plone, abbiamo realizzato questo team unico, dove per noi il committente del progetto era il reparto di marketing e il reparto di formazione. Nello specifico vedremo alcune fasi del progetto. E si parte dal wireframe. L'utilizzo del wireframe ha giocato un ruolo chiave, fondamentale nella progettazione del sito, perché dopo una fase così di intervista, di raccolta dei requisiti che ha presentato prima Federica e condivisi con RedTurtle, si è sviluppata, RedTurtle ha sviluppato una prima bozza, struttura del sito tramite wireframe, e il wireframe è stato praticamente utilizzato come vero strumento di progettazione perché ha aiutato sia la raccolta dei requisiti, ma anche la condivisione delle funzionalità tra il team di progettazione e il team degli utenti committenti. Perché una volta realizzato, presentavamo in più step quello che era stato realizzato e potevamo molto velocemente riuscire a capire se stavamo prendendo la via giusta, se tutte le funzionalità c'erano, vedere uno scheletro del sito praticamente finito con tutti i suoi componenti, ma senza una veste grafica. Questo è proprio l'obiettivo dei wireframe, cioè di non distogliere l'utente che deve capire se stiamo centrando la loro richiesta dagli aspetti grafici, ma concentrandoci proprio sugli aspetti squisitamente funzionali e insomma, i requisiti di progetto. E come dicevo, ci sono state alcune iterazioni dove i wireframe sono andati via via in una fase di finalizzazione, fino al punto in cui si è cominciato invece con la parte grafica. E aggiungo un'ultima cosa: questo utilizzo dei wireframe è stato sicuramente un aspetto vincente perché ci ha permesso di avere chiaro l'obiettivo in anticipo senza o minimizzando al minimo il rischio di rework durante la fase di sviluppo. Riguardo alla progettazione grafica, quello che è stato realizzato in pratica è, dato i wireframe, si sono prese le schermate principali con tutta l'ossatura del progetto e dato una veste grafica. Questo tipo di step, diciamo così, progettuale di design, permette anche di validare l'aspetto grafico in anticipo e prima ancora dello sviluppo, in modo che anche qui si riducano i rischi di rework e si ha una condivisione anche con gli utenti finali e tutti gli interessati all'aspetto del sito in anticipo rispetto allo sviluppo della soluzione. Il nuovo sito. Il nuovo sito ha due componenti fondamentali. Sono stati fatti degli sviluppi di funzionalità che vengono chiamati back-end to back-end, cioè quindi di integrazione con altri sistemi, e tutta invece una parte di funzionalità squisitamente legati a Plone e al suo aspetto del sito funzionale che vi presenterò nella prossima slide. E nella prima slide vi racconto gli sviluppi back-end to back-end tra il nuovo portale realizzato in Plone e i diversi sistemi di Cubic MF già esistenti. Nello specifico, come prima anticipava Federica, abbiamo integrato questo nuovo sito con il single sign-on di Cubic MF, utilizzando la tecnologia DFS. Questo, a lato pratico, che cosa permette? Permette agli utenti di navigare tra i vari sistemi federati, che qui prima la citava il Customer Portal, un portale già esistente, il Q Portal, che è il nostro portale
degli utenti dei centri bowling, dove hanno tutte le loro dashboard di utilizzo dei nostri servizi, a cui abbiamo aggiunto i link a questo nuovo portale realizzato insieme a Red Turtle, e semplicemente cliccando su questi link l'utente ha un'esperienza unica, perché passa direttamente a questo nuovo sito come se fosse parte integrante di tutto l'ecosistema di Cubica, senza necessità di dover reinserire le proprie credenziali. Inoltre è stato anche integrato il sistema Diplone con tutto il sistema di privilegi di Cubica MF, perché noi abbiamo tutto un sistema di privilegi, di gestione di privilegi, che ci fa determinare quando un utente ha diritto o meno di vedere questa nuova libreria, come tutti gli altri servizi, diciamo, di Cubic MF forniti con questo nuovo programma in abbonamento CMP che citava prima Federica, ed inoltre ci permette anche di definire rispetto agli utenti di Cubic MF chi ha diritto a vedere il sito per anche formazione interna, ma anche chi è editor dei contenuti che sono in pratica il nostro ufficio marketing e il nostro ufficio di training. Inoltre è stato fatto un'ultima integrazione di Plone con la nostra piattaforma di Azure, perché Cubic MF ha una vasta piattaforma Azure per fornire servizi ai clienti, su cui avevamo già un'esperienza nella gestione dei video. Per cui Plone, insieme a Red Turtle, ha integrato il nostro sito appena realizzato con la gestione dei video già in essere in Cubica. Questo permette di storicizzare i video nella nostra infrastruttura Azure, senza appoggiarsi a integrazioni di terze parti come YouTube. Questa scelta in pratica ci permette di avere una gestione completa a 360 gradi, avere un controllo completo, e comunque appoggiandosi su dei servizi molto stabili, insomma, e robusti ed efficienti di Azure, che si chiamano Azure Media Streaming, e con tutti già i supporti nativi, e supportando inoltre anche l'integrazione con i sottotitoli nelle diverse lingue. Riguardo invece alle funzionalità più squisitamente business realizzate su Plone, il sito è multilingua, non è un multilingua come, diciamo, ci si aspetta comunemente, dove selezioni la lingua e tutto il sito viene tradotto. È stata fatta una scelta a monte, dove il sito è tutto in inglese, perché comunque anche i nostri utenti, per quanto distribuiti su tutto il mondo, un minimo di inglese lo conoscono. E quello invece su cui abbiamo focalizzato è stato permettere la gestione di contenuti in lingue differenti. Pertanto, il comportamento che ha il sito, in base alla lingua selezionata dall'utente, mostrerà i contenuti tradotti nella loro lingua, e dove non ci fosse un contenuto tradotto nella loro lingua, mostreremo i contenuti in lingua inglese. E è stato fatto anche, come anticipava Federica, un'integrazione con Zoom, in quanto il sito fornisce, la piattaforma fornisce la possibilità di registrarsi a dei seminari online tenuti dal nostro reparto di training. Il tipo di integrazione con Zoom, fatemi dire, è light da un punto di vista di integrazione, nel senso che aggiungiamo il link alla pagina di Zoom dove i nostri utenti si possono registrare alla lezione. Però è stato fatto un ulteriore sviluppo ad hoc per noi su Plone, per un contenuto custom che vi farò vedere, che permette di fare vedere l'elenco di tutte le nuove lezioni in programma, con tutti i suoi informazioni legato a che cosa quella lezione presenterà, l'argomento, la data, eccetera. E infine è stato realizzato un'ultima funzionalità, sempre custom, per vedere i contenuti, cioè per permettere all'utente
di salvare i contenuti preferiti, in modo che questi siano per lui facilmente reperibili nella home page e tornare a vedere questi contenuti in un secondo momento, qualora in quel momento esatto non avesse avuto tempo o voleva ritornarci in un secondo momento. E ora vi faccio vedere il sito in real time, anche se siamo in una fase di inserimento contenuti, quindi troverete qualche dicitura, test che ci permette poi di eliminarli appena andremo live nelle prossime 2 settimane, però merita di essere visto comunque. Passo al sito. Questo è il sito, come appare. E quando il cliente richiama questo nuovo portale dal loro portale del centro bullying, e questa è la sezione di training che abbiamo deciso anche essere la home page del sito, dove troviamo sia i link al andare nel materiale di training di interesse del centro, ma anche sono stati aggiunti delle sezioni per richiamare i preferiti, che adesso qui non si vedono ma sarebbero qui in testa, le ultime novità, nel senso che abbiamo una funzionalità per selezionare, realizzata anche questa custom da Red Turtle, per selezionare i contenuti che si vogliono pubblicizzare come nuovi, che possono essere di qualsiasi tipo, possono essere un articolo, possono essere un documento di training, possono essere un webinar, qualsiasi sia il contenuto che decidiamo di mostrare come novità, le categorie principali che sono le stesse che abbiamo in home, i webinar registrati, una FAQ page, FAQ page, e ovviamente vabbè, il footer del sito. Questa sono il contenuto particolare delle virtual classroom che vi dicevo prima. Vedete che è possibile vedere qual è la pianificazione delle prossime classi, e come vi dicevo è possibile, cliccando sul link, si viene riportati a Zoom, dove l'utente può registrarsi per la classe. Ovviamente la funzionalità di ricerca del sito, che cerca su tutti i tipi di contenuti. Inoltre abbiamo aggiunto dei tag particolari per marcare i contenuti rispetto a topic di interesse piuttosto che nei nostri prodotti di vendita. E le lingue, come vi dicevo, cioè ogni cliente può decidere la lingua di proprio interesse. E oggi ancora non è visibile all'utente, diciamo così, finale il marketing kit, perché è ancora in fase di elaborazione, però dalla pagina di marketing kit potranno scaricare tutti i contenuti di loro interesse suddivisi in tutte le varie categorie che un marketing kit supporta.